cara lieta, mulher imperfetta, non salva ci tocca, non salva ci spetta, da puro l'avvocato musle sposata e con tre mariti si trova guagliata. Oramai la signora lieta, lo marito giù non lo spetta, pensando che è muerto in guerra, lo voglio sotto alla terra. Subito Peppino lo professori, la vedo bella ci cerca lo cuori, e lieta sua sposa e sua basa, e su trasi pure un tra casa. La cara lieta, mogheri perfetta, non sapa ci tocca, non sapa ci spetta, capuro l'avvocato musle sposata e con tre mariti si trova guaiata. Caro Peppino, la teni stretta, la vedo bella signora lieta, e ogni giorno ci faci regali, fino a quando non arrivano tali, che si somiglia allo marito, quello che in Russia era sparito, e siccome lo casa è intricato, si mettono mano all'avvocato. La cara lieta, mogheri perfetta, non sapa ci tocca, non sapa ci spetta, capuro l'avvocato, musle sposate, con tre mariti si trova inguagliata. Dici l'avvocato Caviracioni, la legge lo professoroni, però con l'articolo 68 pure un togno posso farlo biscotto, e da viri pazienza cintogno puzza, non ti ne va saponi o si leva la ruzza, supportatelo cari spettatori come fanno lo regista e l'attori. La cara lieta, mogheri perfetta, non sapa ci tocca, non sapa ci spetta, capuro l'avvocato, musle sposata, e con tre mariti si trova guaiata. Con l'avvocato in trasta commedia, stanno portieri, Peppini e Amalia, tre mammi, una serva e puro lo zito, non previte Antonio, lo primo marito. E poi sta un albergo sopra la scogliera, con la direttrice e una cameriera. Sarà caglietta una travota in cicappa, che stanno bello giudici, caslavoli pappa. La cara lieta, mogheri perfetta, non sapa ci tocca, non sapa ci spetta, che puro l'avvocato. Sì? Me la fa il culo, io non so l'aria! E lui è caduto, me! Ha presentato A volte ritornano. Adesso presentiamo gli attori, li accogliamo con un grande applauso. Iniziamo al portiere Francesco Locoratondo, il fidanzato Franco Saladina, la madre di Peppino Teresa Mele. Teresa arriva. Antonio Melina Pallisano, la madre dell'avvocato Gina Menga, la cameriera Maria Teresa Marcianò, il direttore dello stabilimento balneare Maria Rosaria Vitale. Trassede Dora Francaviglia, l'avvocato che
nella realtà. E bravo, bravo. Giuseppe De Paola. Don Ignazio Costantino Marrazzo. Bravo! Amalia Odetta, che più si voglia, Emilia Platania. E poi i due protagonisti, Antonio e Pippino, Michele Nisi e Giacomo Valdo. E Pippo Ascolto. E un applauso alla regia e all'attamento di Dialoghi di Giulio Simoni. Giovanni Cardelli per il montaggio delle scenografie, dove Giovanni da qualche parte, e Giovanni Arpino. Prima di passare la parola, come di consueto, a Michele, vengo a ringraziare a nome dell'associazione il Comune di San Vito dei Normanni per aver inserito questo evento all'interno della rassegna Sarete State.